Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Siamo partiti con un video sui plugin che utilizzo nel mastering e che ho utilizzato nel 2020, poi abbiamo visto il video sui plugin audio che ho utilizzato nei mix del 2020. Siamo arrivati così ai plugin Instruments che ho impiegato sempre nel 2020 nei miei arrangiamenti. Li suddivido in categorie, quindi ovviamente parto normalmente da una categoria relativa alla ritmica. In questo caso ho iniziato ad utilizzare moltissimo XO di Addictive Drums per creare dei loop all'interno delle produzioni. Avete già visto un video su questo plugin nel mio canale. Dopodiché passiamo subito a Kick di Sonic Academy, uno dei plugin più belli che sono stati prodotti negli ultimi anni, dedicato interamente alla cassa e al rullante. Non a caso Kick infatti non è soltanto un plugin che contiene delle casse, ma anche degli snares, dei tom e qualche altro samples aggiuntivo. Possiamo poi ovviamente caricarne anche di nostri e continuare poi ad utilizzare tutte le funzioni di editing all'interno di Kick 2, un must per chi scrive musica elettronica nel 2021. Arriviamo così a Impact, il plugin di Presonus. Anche questo è stato aggiornato, contiene all'interno nuovissime funzioni ed è diventato parte integrante di Atom, quindi utilizzatissimo con il suo controller esterno Atom. C'è un tutorial approfondito sul mio canale relativo proprio ad Impact XT, vi consiglio di guardarlo. Arriviamo così a Battery, il plugin di batteria della Native Instruments. Anche questo usatissimo nei miei workflow e continuo ad utilizzarlo perché ho ormai a disposizione dei kit che uso da anni relativi proprio ai miei samples che ho catalogato ed ho inserito all'interno poi delle patch di Battery, per cui continuo ad utilizzarlo nel mio workflow. Stylus RMX è sempre e rimane il più vecchio instruments in funzione, in circolazione, perché è ancora in grado di sviluppare dei loop e dei pattern veramente unici grazie alle funzioni, non soltanto alle librerie che sono state poi espanse negli anni, ma anche e soprattutto alle funzioni di Chaos Designer e Time Designer che troviamo all'interno del plugin. È veramente un must have per tutti i producer di qualunque genere musicale, usatissimo. Arriviamo ad Addictive Drums, il mio plugin di batteria preferito. Ho nel tempo poi acquistato quasi tutte le librerie che hanno prodotto ed è un plugin estremamente utile e funzionale perché le librerie all'interno di Addictive Drums non sono completamente processate. Infatti, non a caso, possiamo continuare ad utilizzare anche librerie di anni fa perché non contengono un processing sui campioni. Questo ci permette di utilizzarle ancora e ancora attraverso gli anni nelle varie produzioni e mischiare tra di loro i pezzi dei vari kit, che poi ritroviamo anche all'interno di Addictive Trigger. Per me rimane il miglior software sampler di batteria mai realizzato per una DAW. Sempre di Addictive arriviamo ad Addictive Keys. In questo caso troviamo pianoforti acustici di diverso tipo e i due pianoforti elettrici, Electric Grand e Mark I, molto molto belli, soprattutto la sezione riguardante gli effetti o le patch disegnate proprio per poter ascoltare degli effetti molto particolari creati su queste librerie. Dopo Addictive Keys, il mio preferito in assoluto rimane Pianotech. Ora aggiornato alla versione Pianotech 7, ci permette non soltanto di avere pianoforti a disposizione, ma anche altri strumenti elettrici, come piani elettrici, strumenti percussivi cromatici, steel pan, pedal processing e altri strumenti molto rari e antichi non inclusi nelle altre librerie. La bellezza di Pianotech 7 che è un sintetizzatore, quindi tutto quello che genera Pianotech è creato da un synth interno, quindi comprese le armoniche, la generazione delle note, eccetera, eccetera. Ed è forse il synth di pianoforte più bello mai realizzato finora al mondo. Lo preferisco a tantissimi altri pianoforti perché è molto gestibile, molto configurabile, grazie proprio alla possibilità del design
interno e che ci permette di modificare non soltanto il piano ma anche le accordature, e tantissime altre funzioni che vedremo poi in un video dedicato esclusivamente a Pianotech 7. Arrivando ai sintetizzatori, un altro dei miei preferiti è Sonic Academy ANA, in questo caso ANA 2, un synth in stile FM molto molto bello, che vi consiglio di testare perché contiene dei suoni molto interessanti già di default, oltre a una sezione di arpeggiatore molto complessa suddivisa addirittura per tonalità e per banchi di intervalli, oltre ovviamente a tutta la sezione dei filtri che troviamo qui, l'arpeggiatore e tanto tanto altro ancora, veramente una gran macchina. Arriviamo così all'ARP 2006, un altro dei miei sintetizzatori preferiti, questa volta di Arturia, in tutta la sua interezza, e sempre di Arturia il CS80, il mio synth preferito degli anni 80, con cui lavoro tantissimo. Troveremo poi altri di questo tipo anche all'interno di Falcon, lo vedremo adesso. Ecco Falcon. Falcon è, come abbiamo visto anche in un tutorial, una sorta di Kontakt, possiamo descriverlo così, può contenere delle librerie separate di ogni sintetizzatore, a differenza di Arturia non genera suoni ma lavora sui campioni dei sintetizzatori reali. Molto convincente, molto bello il sound e soprattutto ben fatte tutte le patch e i preset all'interno di questo sintetizzatore e quindi di tutte le sue librerie. Qui troviamo inoltre anche delle librerie di strumenti vintage inediti o quantomeno anche dei prototipi. Un altro instrument molto particolare che è entrato a far parte del mio workflow quest'anno è Iris 2 di Isotope. L'ho trovato in offerta, pochissimo l'ho acquistato ed ora è presente nel mio workflow. Lo vedremo poi in alcune song come l'ho utilizzato. Arriviamo così al Jupiter 8, sempre di Arturia, splendido, al Complete Control, che fa ovviamente faville insieme al mio controller esterno di Native Instruments, il Complete, e qui da cui posso caricare tutte le librerie di Native Instruments e i loop contenuti all'interno anche di Machine. Un sistema molto funzionale, molto bello, che mi permette di avere subito sotto controllo i parametri dei sintetizzatori, non soltanto quelli di Native Instruments, ma anche tutte le librerie che poi accedono a Kontakt, come ad esempio Evolution. Arriviamo così poi a Kontakt, lo avete visto in diversi tutorial, Kontakt è il sample player per eccellenza, qui ci sono tutte le mie librerie acquistate di Kontakt, da Spitfire in poi, oltre al pacchetto complete di Kontakt, da cui poi attingo per la registrazione, la scrittura delle parti orchestrali normalmente e delle parti cinematografiche, e per le parti cinematic che poi finiscono sui film e sulle colonne sonore. Un plauso anche a Maitai, spesso sottovalutato, è il plugin Instrument Synth di Presonus, dove grazie all'abbonamento Sphere ho potuto accedere a tantissimi nuovi preset come Heavy Artillery Selection e tantissime altre cose che non erano presenti nella versione base contenuta all'interno di Studio One. È tornato di moda all'interno del mio workflow. Non può mancare, ovviamente, Machine e Machine MK3 che utilizzo per la creazione dei loop e dei pattern. Il Mini V di Arturia, quindi il Mini Moog creato da Arturia, utilissimo e molto bello anche nelle patch. Passiamo poi ad Omnisphere di Spectrasonics, anche questo è un plugin molto molto vecchio, non ho fatto l'upgrade al 2 perché ancora utilizzo bene tutte le librerie presenti nella prima versione. Per chi possiede Spitfire Audio, alcuni dei plugin sono stati rimossi dalle librerie di Kontakt ed hanno un loro player distaccato, come ad esempio Phobos, Intimate Strings e tanti altri, come ad esempio appunto Woodwinds e Evolution e BBC Symphonic Orchestra. Ritornando ad Arturia, troviamo il Prophet, anche questo molto utilizzato nei miei arrangiamenti pop, e il Silent 1 che ancora resiste nel mio workflow grazie alle nuove patch che ho acquistato dai vari siti di librerie. Anche Silent secondo me rimane ancora un grosso sintetizzatore per la creazione di sound design e per la creazione di brani elettronici. Ritorniamo in Arturia con il Synclavier 5 e passiamo ora a TAL 1 LX, che forse rimane uno dei migliori in assoluto emulatori del Juno. Lo trovo eccellente sia nei suoni sia nei preset che si possono poi scaricare direttamente dal sito di TAL. Ritornando su Spectrasonics, non posso non citare Trillian, il synth player e sample player di bassi, ce ne sono una quantità mostruosa, anche questo un sempreverde all'interno
del mio workflow insieme a Zebra 2, che ancora resiste nel tempo perché è stato aggiornato da UE insieme anche ad altri synth di questo spessore, come ad esempio Diva, non dimentichiamolo, un altro synth bellissimo. Arriviamo poi a Spire di Reveal Sound, anche questo molto simile nell'approccio alla musica elettronica dance EDM, e che uso in combinazione sempre con Silent One. Anche questo contiene tantissime patch all'interno, vale la pena provarlo. In fondo troviamo il Vienna Ensemble Pro per la connessione a un secondo computer via rete Ethernet e poter gestire gli instruments sull'altro computer come se fosse un expander, lo abbiamo visto in un tutorial sul mio canale relativo a Vienna Ensemble. E infine Ace, che insieme a Diva, sempre della UE, chiudono il mio set di instrument per l'arrangiamento. Questi sono quelli che uso più spesso durante i miei arrangiamenti e che fortunatamente negli anni vengono aggiornati non soltanto per i nuovi sistemi ma anche di nuove patch, quindi ridanno vita a questi sintetizzatori a volte vecchi. Con questo video finisce la carrellata dei miei plugin del 2020, spero vi siano piaciuti. Lasciate nei commenti sotto i vostri pensieri, i vostri suggerimenti per altri plugin che magari non ho ancora provato. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!